Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video riassuntivo del 2018, in cui andremo a parlare del 2018, di ciò che ha rappresentato per il canale. Sarà il video di Capodanno più corposo della storia, perché i cambiamenti si sono sentiti a partire da quello che vedete qui, che è la mia vecchia camera, che adesso è la camera di mio fratello, che è quella sua a Milano, in cui ho fatto YouTube per 4 anni e in cui ho smesso di fare YouTube, riprendendo poi a Bologna. Allora, questo video sarà innanzitutto discorsivo, senza tagli, ma soprattutto sarà diverso dagli scorsi video che ho fatto a Capodanno, perché se negli scorsi video era possibile scindere Creepy da Giovanni, intanto mi vibra il telefono, dicevo, se negli scorsi video Creepy e Giovanni erano scindibili, oggi no. Cioè, nel 2018 questa distinzione non è più possibile, perché le scelte che ho intrapreso per quanto riguarda questo canale sono strettamente correlate a ciò che sono io come persona e a vari avvenimenti, eventi, situazioni che si sono create nella mia vita di tutti i giorni. Allora, direi di partire dalla Soulink. La Soulink, che è stata l'ultimo barlume di quel grande periodo del canale che è stato... che va dalla sua fondazione a maggio 2018 e che comunque andava citata la Soulink, perché la Soulink è sempre la Soulink. Ci siamo comunque divertiti a farla, è stato davvero divertente nonostante io gli ultimi 3-4 episodi li abbia registrati in situazioni poco felici, che poi vi racconterò in funzione di un'altra cosa. E tra l'altro ci tengo a dirvi, proprio anticipando anche le aspettative per il 2019, che la Soulink è posticipata. La nuova Soulink, intendo, è posticipata di 6 mesi, come minimo, perché vorrei avere una connessione più stabile e anche Luke deve risolvere dei problemi di connessione. Quindi per questo 2019 che verrà, la Soulink probabilmente non ci sarà, potrebbe tornare nel 2020, potrebbe anche arrivare nel 2019, verso fine 2019, però abbiamo deciso di comune accordo di posticiparla. A parte la Soulink, che altro? Dopo la Soulink c'è stato, appena dopo la Soulink c'è stato il video pausa. Un video pausa ragionato, riflettuto. Tra l'altro, come vi dicevo, gli ultimi 4-5 episodi della Soulink li ho registrati in condizioni poco felici, perché il video pausa e la mia pausa da YouTube è stata dovuta a una crisi personale mia. Ho avuto una crisi, non so se definirla quasi esistenziale o comunque personale, insomma, ho messo in discussione tante cose che prima credevo certe della mia vita, e il prodotto più evidente di questa mia riflessione, di questa mia crisi che ha preceduto la maturità, che fortunatamente si è alleviata con l'arrivo della maturità, è stato il canale, è stata la trasformazione che ha avuto il canale, il passaggio da un tipo di contenuto... scusatemi se mi incepperò, ma sono molto stanco, non ho dormito niente, però volevo registrare questo video. Dicevo, ho perso il filo del discorso, devo ritrovarlo un attimo, fatemi pensare. Ok, sì. Passato da contenuti più frivoli, che non mi preoccupo di dire frivoli, perché erano più frivoli, belli, ma pur sempre frivoli, insomma, meno contenuto, ecco. Era meno contenuto a quello che vedete oggi, cioè la nuova era con dei video con più qualità, seppur con qualche errore, che grazie Facecam per non andare a fuoco, seppur con qualche errore che ovviamente è perfettamente, almeno secondo me, perfettamente accettabile in virtù del fatto che sono in situazioni nuove, con attrezzature nuove, ma in generale più contenuto. C'è stata la pausa del canale e ovviamente questo, unito al cambio di format, ha portato il calo dei numeri. E questa era una cosa che avevo perfettamente messo in conto. Certo, forse mi aspettavo qualcosa in più a livello di numeri, ma avevo messo in conto che questa mia scelta, dettata anche da situazioni materiali, io a Bologna ho un problema a livello di connessione, quindi non posso caricare un video al giorno, non ce la farei strutturalmente. Devo lavorare su un video e caricarlo la settimana dopo quello precedente, ecco, quindi insomma è un po' complicata come cosa. Questa pausa, vi dicevo, che ha portato poi alla serie dei diari. Molti mi hanno chiesto se la serie dei diari di Rosso fosse associata in qualche modo a me. No, ma è stata scritta di getto
e rispondo anche alla domanda, ma qualcuno ti aiuta a scriverle? No, sono frutto della mia mente. I diari di Rosso, tutti e sei i diari di Rosso sono stati scritti di getto in biblioteca mentre studiavo per la maturità, in una condizione di infelicità. Il personaggio di Rosso ha dei tratti che nascono sostanzialmente da quello. E i diari sono stati il primo simbolo del cambiamento del canale. Sono tornato su YouTube con i diari, con una serie cupa, con una serie lugubre, per poi proseguire con dei video diversi, dei video particolari, estivi, perché di estivi, di video estivi si parla. Video che difficilmente ho l'opportunità di riproporvi. Andavo in vacanza e registravo un Pokémon Go in vacanza. Andavo da Tia, da Luke, da Fabio e registravo le debate challenge. Sono cose che ovviamente durante l'anno è difficile fare. E le live allo stesso tempo, avendo cambiato la connessione, poi trasferendomi a Bologna, non ho avuto più l'opportunità di farle così spesso come in quell'ultimo periodo estivo. Il periodo estivo che ha succeduto la pausa è stato un periodo in cui ho cercato di proporvi dei contenuti appositamente diversificati tra loro, proprio perché in altre situazioni e soprattutto in futuro avrei avuto molte più difficoltà a proporli. Avete apprezzato, sono molto contento. E poi è iniziata la nuova era. La nuova era che è iniziata, se non sbaglio, tipo il 5 ottobre con il video introduttivo, che però a livello di numeri ha portato un calo ancora ulteriore. Ora, i tempi sono cambiati, ne discutiamo molto spesso anche con gli altri. Oggi per me non ha senso pensare ai numeri. Non ha senso pensare al numero di iscritti, ha poco senso pensare alle visual. La cosa che ha senso e che recentemente è mancata, forse anche per problemi di YouTube, forse per pecche mie, non lo so, sono i commenti. I commenti hanno molto senso, i mi piace hanno meno senso dei commenti, ma comunque hanno senso. Perché dal commento, dalla discussione con qualcuno di voi, io vedo chi è davvero interessato, e anche se magari sono pochi, fa piacere e fa più piacere che avere magari 2000 visual ma gli stessi commenti delle visual che ho adesso, in sostanza. E quindi la nuova era, che è questo periodo in cui ho fatto vari esperimenti, ho sperimentato nuove forme di approccio che magari mi hanno un attimo messo in gabbia, capite? Non so se mi spiego. Il fare i format, il portarne uno a settimana, è qualcosa che rivedrò, perché mi sono accorto che limita un po' la mia creatività. Io sono più una persona creativa che razionale, strutturale, quindi questo è un punto importante. Scusatemi se non si capirà niente di quello che sto dicendo, ma sono davvero stanco, sforzatevi voi, vi prego. Scusatemi davvero. E niente, cambierò qualcosa nella nuova era. Per il 2019 vedrete una qualità innanzitutto ancora più alta, perché prenderò una Canon. Vedrete nuove tipologie di video, ne vedrete meno forse, non lo so se ne vedrete di più o di meno, perché allora calcolate che io a casa a Bologna ho una connessione a giga limitati che finisce subito. Per caricare un video devo fare mezz'ora a piedi, andare in aula studio in università e da lì caricare i video. Capite che è una situazione problematica, non posso fare questo tutti i giorni perché altrimenti ne va della mia salute mentale e anche fisica, perché camminare mezz'ora andare, mezz'ora tornare d'inverno divento un cazzo di ghiacciolo e mi prende una broncopolmonite cronica. Quindi direi che possiamo evitarla come cosa. Però ecco, ci sarà un aumento di qualità. Cambieranno un po' di cose, un po' di approcci, ecco. Ci saranno anche video più tranquilli, perché mi sono accorto che ogni tanto ha senso portare qualche contenuto di svago. Per me, non tanto per voi, proprio per staccare mentalmente. Adesso ho comprato la Switch, forse riuscirò a mettere una TV a Bologna, forse riuscirò a registrare la Switch. Vorrei portare qualcosa su Let's Go, vorrei portare Mario Kart, vorrei portare Smash Bros. Che ho comprato ieri. Insomma, ci sono tante cose che voglio fare. Tornando alla nostra nuova era, spendendo altre due parole che forse sono mancate in questo video, è stato un forte cambio. E come vi dicevo, è stato un forte cambio dettato da me. Non tanto da esigenze di mercato, fra tante virgolette. È stato un cambio imposto da delle situazioni e da mie riflessioni, ecco. Per questo vi dico che è impossibile oggi scindere Creepy da Giovanni, perché strutturalmente quello che capita a me influenza il canale. Non è più il contrario,
E sono tendenzialmente felice di questa cosa. Certo, non lo nascondo, me ne sono accorto. Non avere i numeri di una volta crea una sensazione di astio. Mettiamola così. C'è del rammarico. C'è del rammarico perché secondo me io avevo le potenzialità. Potenziali, cioè le capacità potenziali. Per vivere di quello che amo, cioè l'intrattenimento, cioè la comunicazione. I miei limiti strutturali nella mia carriera di YouTuber sono stati fondamentalmente due, credo. La connessione, che mi ha sempre impedito di fare live, e la scarsità qualitativa, tecnico-qualitativa, che è dettata in realtà da un terzo fattore, tutto sommato, che è il fatto che io ci abbia creduto poco, che abbia investito poco, che abbia spinto poco sull'acceleratore, e questo alla lunga si è fatto sentire. C'è del rammarico perché forse potevo a quest'ora guadagnare più soldi, oggi non guadagno niente da YouTube, potevo aspirare perlomeno a lavorare in un ambito che mi avrebbe fatto sentire realizzato, la comunicazione, la trasmissione di conoscenze, di contenuti, la creazione di contenuti. Non è stato così, non ci guadagno da vivere, lo faccio come hobby. Poi non si sa mai, ragazzi, nel futuro, domani un mio video fa 50.000 visual, faccio 30.000 iscritti. Non lo so, non lo so, può accadere, io non ci credo, ma può pur sempre accadere. C'è del rammarico, però tutto sommato io oggi sono a studiare filosofia, sto studiando quello che mi piace studiare, lo applico nei video che faccio e penso che si senta e si veda. Che altro posso chiedere dalla vita? Cioè, la possibilità in futuro di guadagnare, di vivere con qualcosa che comunque mi faccia sentire realizzato, c'è. Ho forse perso un'occasione con YouTube, ma l'ho persa in maniera tutto sommato cosciente. Mi sono accorto che forse YouTube aveva delle implicazioni a livello personale, dei compromessi da fare con un mercato che forse mi facevano sentire a disagio, soprattutto mi faceva a disagio mettermi in primo piano, perché fare compromessi, per dire, quando scrivi un giornale è un conto, menti scrivendo e poi puoi pensare quello che vuoi. Nel momento in cui ti poni davanti al mercato e quindi devi portare un contenuto, allora lì si rischia davvero di avere una compenetrazione tra quello che dovresti essere per avere soldi e quello che invece strutturalmente sei. E questo non voglio che succeda. Quindi sì, c'è un po' di rammarico, però nonostante alcune titubanze, nonostante alcuni crolli, fra tante virgolette, psicologici a livello di YouTube, in queste settimane non ho avuto voglia di far niente, ho passato tutto il tempo a giocare a Fortnite con Luke, voglio dire, non abbiamo voglia di fare un cazzo. In tutto ciò, comunque sono felice di questo mio 2018. Cosa spero per il 2019? Spero di continuare con YouTube. Spero di strapparvi qualche sorriso, di avere una community ampia, ma a livello proprio di partecipazione. Oggi ho nascosto gli iscritti, ne ho 17.800, per me non sono 17.800 perché sarebbe stupido pensarlo, sono tanti inattivi. Se oggi aprissi un secondo canale avrei all'incirca 1.000 iscritti. Voglio una community attiva, voglio gente che commenta, voglio persone che mi scrivano in privato, che mi chiedano, che mi stimolino, ecco. E per questo vi chiedo di essere attivi. Non è che ve lo chiedo perché lo pretendo, ma ecco, mi fa piacere. Mi fa piacere vedervi sotto i miei video. Questa è una cosa che ci tengo che sappiate. Non mi pongo obiettivi di iscritti, di visual, di qualsiasi cosa su YouTube, perché ripeto, voglio renderlo più hobby possibile. Certo, più numeri si fanno, più si è contenti, ma forse è una cosa che va messa in secondo piano, per me, per me. Ci sono persone che giustamente mettono l'introito economico in primo piano, oggi per me non ha senso. Detto ciò, io credo di aver finito. Ah beh, gli obiettivi per il 2019 personali sono tendenzialmente pochi in realtà, sono studiare, andare bene all'università, magari avere una casa a Bologna. Con la casa a Bologna, magari riuscire anche a trovare, che ne so, un lavoro, un lavoretto, qualsiasi cosa. Mi piacerebbe aprire un Twitch perché mi diverte streamare, ovviamente lo posso fare solo quando sarò in una nuova casa a Bologna con una buona connessione.
Insomma, ci sono tante cose, ma voglio prenderla alla leggera. Buoni propositi per il prossimo anno. Stare il più tranquillo possibile. Dopo tanti anni in cui mi volevo prefiggere obiettivi... Prefissare. Obiettivi assurdi. Lo scorso anno mi sono detto 2019 vorrei arrivare almeno 20.000 iscritti. Non ci siamo arrivati. Sti cazzi, direi. Nel senso che non mi interessa più. O almeno non mi interessa come mi interessava all'epoca. Certo, sarei contento se dovesse accadere, ma non è importante. Detto ciò, questo video può concludersi qua. Io so che non avrete capito nulla. Mi scuso ancora una volta perché non so cosa sia successo. Oggi sono uscito dalla doccia, mi sono apparsi questi capelli orribili. In faccia sono terrificante, mi sono fatto la barba, c'ho un po' di brufoli qui in giro. Tranquilli, non è acne, sono solo brufoli. Non sto ritornando alla sofferenza di una volta. E quindi niente, quindi basta, mi scuso per la qualità più bassa, mi scuso per la mia faccia orribile, mi scuso per tantissime cose che faranno schifo in questo video, ma sti cazzi, vi attaccate. Detto ciò, io vi saluto, vi auguro un buon anno, un anno ricco di soddisfazioni, spero che possiate raggiungere i vostri obiettivi, che siano quelli di YouTube se avete un piccolo canale, o che siano quelli personali. Mi raccomando, se avete un piccolo canale... due consigli che vi do, perché io apprezzo tanto i piccoli canali. Cerchiate di essere più voi stessi possibili, nel senso che alla lunga, secondo me, paga. Ci saranno da fare compromessi, ci saranno situazioni che non vi piaceranno, ma tenete sempre a mente ciò che siete, ciò che volete da YouTube. Ricordatevi che la qualità è importante, ricordatevi che è importante che una persona apprezzi da un punto di vista qualitativo quello che fate e non che apprezzi solo il format che fate, quello è importante. E quando se invece avete obiettivi personali, seguiteli. Seguite voi stessi, seguite le vostre passioni. Non vi fate mettere le mani addosso dalle logiche del lavoro, io ho fatto filosofia proprio per questo. Non voglio essere costretto a soffrire, fra tante virgolette, le logiche del lavoro. Io credo che chiunque, se è bravo nel suo campo, qualsiasi campo sia, riuscirà ad avere una vita decorosa, dignitosa, anche se non guadagnerà 3.000 euro al mese, anche se farà il professore alle medie a 1.000 euro al mese, se fa quello che gli piace. Se invece fa quello che non gli piace e fa il professore, sarà un professore frustrato. Detto ciò, io concludo questo video per la terza volta. Se vi va, lasciate un mi piace, mi piacerebbe più un commento. Magari scrivetemi i vostri obiettivi qui sotto, così intavoliamo una bella discussione. Sarebbe molto carino, mi farebbe molto piacere. Commentate. Mi fa davvero piacere quando vedo dei commenti, soprattutto di persone che spesso non commentano. Vuol dire che pur nella mia stanchezza, pur nelle mie occhiaie, pure nella mia faccia orribile, pure in questa veste con cui non mi vedrete mai più, ma sono in ritardo, voglio pubblicare questo video al 30. Insomma, nonostante tutto ciò, io credo di essere riuscito a trasmettervi qualcosa. Io vi saluto, se volete passate dai social, passate da Instagram soprattutto, ci abbiamo un server Discord, se volete ogni tanto sono sul gruppo, quindi se volete far due chiacchiere ci sono. C'è il gruppo Telegram dove sono ancora più attivo che sul server Discord. E niente, un like se proprio volete, ma non è indispensabile. E noi ragazzi ci becchiamo nel 2019 con un prossimo video.